Buongiorno, oggi non è esattamente un giorno di festa, però è un giorno importante. Nel Venerdì Santo noi ricordiamo la passione e la morte di nostro Signore. Alle 3 egli è morto, come ci dicono i Vangeli, e alle 3 celebro, in forma assolutamente privata ovviamente, la liturgia nella morte del Signore. Non sarò però da solo, vi porto tutti con me. Vi offro questo video che può essere o di introduzione, di comprensione di questa giornata, oppure, guardato insieme con calma, può anche essere una rielaborazione della celebrazione stessa per lo strumento che sto usando, quello appunto di un video. Penso vi possa essere utile. Ricordati, Padre, della tua misericordia. Santifica e proteggi sempre la tua famiglia, oggi impossibilitata a ritrovarsi insieme, ma unita nella stessa preghiera. Per essa, il Cristo tuo Figlio inaugurò con il suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità, perché io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. mani consegno il mio spirito.
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia salvami, mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Sono l'opprobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge, sono caduto in oblio come un morto, sono divenuto un rifiuto. Io confido in te, Signore, dico tu sei il mio Dio. Nelle tue mani sono i miei giorni, liberami dalla mano dei miei nemici, dalla stretta dei miei persecutori. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua misericordia. Siate forti, riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.
Contemplare la passione del Signore Gesù mi fa venire in mente il versetto del Salmo 41 che dice: un abisso chiama l'abisso. L'abisso è uno spazio immenso, sterminato, profondo, oscuro, misterioso che non si riesce a penetrare fino in fondo, non si riesce a conoscere. Un abisso è quello che abbiamo appena visto e ascoltato, il male che può penetrare il cuore dell'uomo. Abbiamo sentito parlare di violenza, di sopruso, di umiliazione dell'altro, di gelosie, di chiusure. È davvero un abisso straordinariamente grande il male che può abitare dentro il cuore dell'uomo. E ci stupisce, non riusciamo a comprenderlo fino in fondo. Può effettivamente, ce lo chiediamo, può effettivamente il creato, l'uomo, contenere tanto male? E tuttavia a questo abisso, come dice il Salmo, risponde un altro abisso. L'abisso di bene di cui è capace Dio nei confronti dell'uomo. Perché nel racconto abbiamo sentito anche di mitezza, di gratuità, di obbedienza, di sacrificio, di amore totale e sconfinato come non siamo neanche capaci di immaginarlo, figurarsi a viverlo. Davvero è un abisso sterminato e misterioso, ancora più grande questo dell'amore di Dio, e risponde all'abisso dell'uomo. È davvero grande. Chi è capace di reggere lo spettacolo di questo abisso, allora trova stupore e commozione per questo grande, grande amore di Dio per noi. Un abisso chiama, quello del male che abita l'uomo, un abisso risponde, quello del bene sconfinato che Dio nutre nei confronti dell'uomo. Ed è allora che la vergogna per il primo abisso, per il male che c'è in noi, si ritira e lascia spazio alla sorpresa bellissima del secondo abisso. È qui che trova ragione la nostra fede, altrimenti non si spiegherebbe come da secoli noi cristiani veneriamo un uomo umiliato, insanguinato e morto in croce. Perché un abisso chiama l'abisso e Dio risponde sempre.
Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. O croce beata, tu salvezza definitiva del mondo, tu luce del mondo velato dalle tenebre, tu medicina per chi è colpito dal male e conforto per chi è afflitto nel cuore, tu sei rifugio all'uomo segnato dalla morte. O croce beata, è per te che le cose della terra possono ambire alla vita nei cieli. Salva, ti prego, benedici e proteggi il popolo che si riconosce nel tuo segno.